Mentre tutti ridevano e commentavano la novella appena narrata da Emilia, Filostrato iniziò a raccontare la sua. Il giovane esordì dicendo che colpire un bersaglio fisso è bello, ma è ancora più emozionante quando il bersaglio è mobile. La vita avida e corrotta di molti esponenti del clero è risaputa ed è fin troppo facile per ognuno colpirla con argute parole. Quindi è bene redarguire con una battuta l'ipocrita carità dei frati che danno ai poveri ciò che si dovrebbe dare da mangiare ai maiali, ma ancora meglio rimproverare con una leggiadra storiella che racconta di analoga vicenda caduta ad altri l'inconsueta avarizia di Can Grande della Scala, solitamente munifico e generoso signore. Can Grande della Scala fu uno dei più magnifici signori in Italia sin dal tempo dell'imperatore Federico II. Dopo aver organizzato una splendida festa a Verona e aver invitato innumerevoli uomini di corte da varie parti della regione, per qualche motivo annullò successivamente la festa e dopo aver in parte risarcito quelli che erano già giunti in città, li rimandò a casa loro. Solo Bergamino, fine narratore, non essendo stato risarcito e non essendo stato congedato da Can Grande, decise di rimanere a Verona, pensando che farlo gli avrebbe portato dei vantaggi. Nel frattempo, però, a Can Grande era avvenuta in mente che ogni suo dono fatto era come se lo avesse gettato nel fuoco. Così non gli diceva e non faceva niente. Bergamino, che intanto continuava ad aspettare un cenno da parte di Can Grande, era triste e in albergo spendeva tutte le sue sostanze per provvedere al mantenimento dei cavalli e dei servi, ma non se la sentiva di partire senza essere stato congedato dal signore della città. Poiché l'oste voleva essere pagato, cominciò col dargli una delle sue tre belle vesti che gli erano state donate da altri signori per presentarsi in modo elegante alle feste di corte. Poi fu costretto a dargli la seconda e poi, visto che il tempo passava, gli diede anche la terza e decise di rimanere sino a quando il valore di quest'ultima gli avesse permesso di mangiare e poi andarsene. Un giorno Bergamino capitò davanti a Can Grande mentre costui pranzava. Avendolo il signore visto così triste, per prenderlo crudelmente in giro, gli chiese il motivo della sua malinconia. Allora Bergamino, rispondendo di getto, iniziò a raccontare di Primasso, letterato e fine narratore, conosciuto un tempo ovunque per la sua maestria. Primasso si trovava a Parigi in ristrettezze economiche, come spesso gli capitava, a causa della sua onestà che era poco gradita ai potenti del luogo. Sentì parlare della munificenza dell'abate di Cluny, ritenuto uno dei più ricchi prelati dopo il Papa, e della sua grande generosità verso chiunque andasse nel suo convento. Chi aveva fame bastava che lo chiedesse ed era subito accolto alla sua tavola e poteva gustare ogni cosa, a patto che anche l'abate fosse seduto a mangiare. Avendo udito ciò, Primasso, comportandosi come uno al quale piacesse andare nei luoghi a conoscerne i signori, chiese quanto lontana fosse Cluny da Parigi. Gli fu risposto che distava circa 6 miglia. Primasso fece i conti e pensò che, partendo di mattina presto, sarebbe potuto essere all'abbazia verso l'ora di pranzo. Si fece indicare la strada, non avendo trovato nessuno che gli desse un passaggio, e pensò di portare con sé 3 pani, temendo di smarrirsi e non trovare da mangiare, ritenendo che l'acqua l'avrebbe trovata dovunque. Iniziò il viaggio e senza problemi arrivò a Cluny prima dell'ora di pranzo. Giunto lì, contemplò le grandi tavolate preparate per il pranzo e le pietanze e si disse fra sé e sé che davvero l'abate era l'uomo munifico che si diceva. Arrivò il siniscalco che fece lavare le mani e accomodare i commensali. Per
caso, Primasso fu messo a sedere proprio davanti alla porta dalla quale l'abate si introduceva nella sala del refettorio. Era usanza dell'abbazia che non si mettessero né vino né pane a tavola prima dell'arrivo dell'abate. Così il Siniscalco andò ad avvisare l'abate di Cluny che tutto era pronto e che aspettavano il suo arrivo. L'abate fece aprire la porta e per coincidenza il primo uomo che vide seduto alla sua tavola fu Primasso, che appariva messo molto male in arnese e che lui non conosceva. Come lo vide, il suo animo fu colto da un sentimento cattivo e pensò a che tipo di persone lui regalava la sua roba. Sdegnato, tornò indietro e chiese ai suoi collaboratori se qualcuno conosceva quel ribaldo seduto alla sua tavola. Gli dissero di no. Intanto Primasso, che aveva appetito perché aveva camminato tanto e non era abituato a digiunare, dopo aver aspettato a lungo e visto che l'abate non arrivava, prese uno dei suoi pani e cominciò a mangiarlo. L'abate, dopo un bel po', chiese cosa stesse facendo quel tipo. Gli fu risposto che stava mangiando il suo pane. L'uomo, pieno di livore, disse che era meglio per lui mangiare il suo pane, che tanto il loro non lo avrebbe toccato. Il monaco avrebbe voluto che lui se ne andasse spontaneamente perché gli pareva disdicevole allontanarlo, ma Primasso, dopo aver mangiato la prima pagnotta, cominciò ad addentare anche la seconda. Poiché l'abate ancora non arrivava, Primasso si mangiò anche la terza. Lo dissero all'abate e lui cominciò a dire a se stesso che davvero era strana la sua avversione verso quest'uomo che non conosceva nemmeno. Per anni aveva dato da mangiare a chiunque glielo avesse chiesto e tra loro vi erano nobili e contadini, poveri o ricchi, mercanti o usurai e un gran numero di delinquenti. Sicuramente l'avarizia lo aveva assalito per un uomo non di poco conto, anche se sembrava un malfattore. Doveva essere qualche pezzo grosso se aveva provocato in lui tale reazione. Allora volle sapere chi egli fosse. Seppe così che il suo nome era Primasso e che era arrivato sino a Cluny per vedere se era vera la munificenza dell'abate di cui tanto si parlava. Allora l'abate si vergognò per il suo comportamento e, desiderando fare ammenda, lo onorò in molti modi. Dopo un munifico pranzo, gli donò ricche vesti, del denaro e un cavallo, e gli disse che poteva andarsene o, se preferiva, poteva restare a Cluny. Primasso, felice, lo ringraziò in ogni modo e, preso il cavallo, tornò contento a Parigi. Cangrande della Scala, che era un uomo acuto, capì perfettamente ciò che Bergamino voleva dire e, sorridendo, gli disse che era stato abile a raccontargli i propri problemi, il proprio valore, la sua avarizia e ciò che avrebbe desiderato. Cangrande fece pagare i debiti di Bergamino con l'oste, gli donò ricche vesti, del denaro e un cavallo, e gli disse che a suo piacere avrebbe potuto restare a Verona o tornare a casa sua.